Bentrovati come sempre qui dai salotti di Enti e Istituzioni. Oggi ho il piacere di annunciarvi la partenza di una nuova rubrica che sarà dedicata all'ambiente, all'ambiente in senso lato, perché purtroppo, ahimè, oggi non possiamo non dare attenzione a questa tematica così così importante, della quale per fortuna se ne sta parlando un poco di più, ma mai abbastanza. E per farlo ho con me due graditi ospiti, due ritorni, il professore Giuseppe Luongo, vulcanologo che già conoscete, e conoscete pure l'avvocato Giovanni Picone. Poi man mano presenteremo molte altre cose che fate, perché per il momento mi fermo qui. E questa rubrica, che sarà quindicinale, penso, sarà condotta da voi stessi. Io questa sera ho solo il compito di annunciare quest'altra nuova iniziativa, ma di volta in volta noi tratteremo tematiche davvero interessanti da questa nostra emittente. Allora, io comincerei dal nostro professore, perché con lei abbiamo parlato tante volte di ambiente, soprattutto hai parlato di vulcani, questa zona sismica. Però una pausa prima la devo fare con l'avvocato, perché magari qualcuno da casa potrà chiedersi, anche noi oggi cominciamo da questa emittente a parlare di ambiente, e in che modo? Beh, è un argomento sicuramente importante, centrale, e io credo che sia il caso di dare un rilievo primario perché la tutela dell'ambiente significa la sopravvivenza della nostra specie. Credo si sia andati anche oltre limiti di tollerabilità di talune situazioni. Credo che la politica negli ultimi anni sia stata distratta o quantomeno abbiano prevalso altri interessi e credo che questo possa essere scosso soltanto da una formazione, da una informazione in grado di far comprendere i reali meccanismi di tutela ambientale, che non sono soltanto e non possono essere soltanto legati a fatti episodici, ma devono essere sicuramente curati nel tempo e soprattutto affrontati con la competenza e con la qualità necessarie. Ringrazio ancora una volta per avermi associato al professore Luongo, che oltre ad essere uno scienziato di fama internazionale, persona sensibilissima e di grande saggezza, questo l'ho sperimentato in termini personali, e quindi ritengo che l'intuizione, ecco, di chi ha avuto questa idea, questo slancio editoriale sia assolutamente bello e interessante. Bene, professore, con lei abbiamo parlato, siamo qui in territorio flegreo, e del quale non è mai sufficiente, né abbastanza parlarne. Abbiamo parlato di vulcani, di sismicità, un po' qual è la situazione adesso? Ma noi dovremmo pensare all'ambiente tenendo conto che l'ambiente è una risorsa fondamentale per la vita degli esseri viventi. Però, e quindi difendere l'ambiente, questo è uno dei primi obiettivi, conservare e difesa dell'ambiente è un obiettivo fondamentale per la sopravvivenza dell'uomo. Però l'ambiente, i fenomeni che noi classifichiamo ambientali, si presentano spesso con una concentrazione di energia, cioè si manifestano con eventi estremi e in questo caso ci dobbiamo difendere dall'ambiente. Quindi in questo caso parleremo di rischio e come difenderci dai rischi. Quindi noi siamo in un territorio dove la risorsa è straordinaria, risorsa ambientale straordinaria, per paesaggio, per risorse termali, è incredibile, diciamo, e anche climatico, microclimatico, però ci sono, questa condizione naturalmente è dettata dalla presenza di un'attività vulcanica in questo territorio. Quindi quando queste manifestazioni si presentano concentrate e quindi possono dare eruzioni, beh, noi dobbiamo difenderci dall'eruzione. Certo. Quindi, allora, il nostro paese è tutto così, anzi potremmo dire, visto che va di moda definire zone rosse le zone pericolose, il nostro paese è un paese in gran parte coperto da un colore rosso. Allora il colore rosso è, diciamo, positivo e negativo, ecco, sta a indicare risorse e naturalmente pericolo. Ora lei mi chiedeva come stanno le cose. Noi ora qui siamo in un'area dove si sta preparando un'evacuazione sperimentale, come vogliamo definirlo, un'esercitazione.
Allora, a una manifestazione di questo genere si deve arrivare preparati, altrimenti diventa una burla e addirittura è meglio non fare esercitazioni non preparate, perché altrimenti il cittadino non la riceve come elemento di Certo, preparazione, certo. ma la riceve come qualcosa che serve a poco. Ora, se si controlla il territorio in qualche modo, se si seguono certi sviluppi, certe dinamiche, si scopre che pochi cittadini E qua ce conoscono ne sarà questa una a breve, condizione. ma quanta gente è informata in maniera concreta E poi? beh, qui ci sono problemi grossi anche da parte di chi fa queste scelte, naturalmente della protezione civile e della comunità locale. Cioè la protezione civile, non dobbiamo dimenticare che è un'organizzazione per la difesa anche dei cittadini, ma che si organizza a livello centrale, quindi nazionale, a livello regionale e a livello locale. Quando viene meno almeno una parte di queste fasi, di questi contributi, ebbene la cosa non funziona. Ora, Certo. i cittadini qui, nonostante le grandi esperienze che è stata fatta con le due crisi bradisismiche degli anni 70 e degli anni 80, sembra che non abbiano capito La l'utilità di gravità una di questo. esercitazione di questo genere. E qui ora lancio anche come posso dire, una mia interpretazione, che anche la comunità scientifica non è stata all'altezza del problema, per cui anche la comunità scientifica non ha preso questo problema nella giusta Giusta. misura. Infatti mi diceva prima a telecamere spente l'avvocato a proposito di mancata informazione, che lei stessa aveva vissuto un momento drammatico. Sì, Quando? Ce ne lo parli? scorso anno, quando si è verificato l'evento sismico di Ischia, avendo un ruolo da pubblico amministratore, in effetti cercai di comprendere la gravità del fenomeno. Un po' appassionato di storia, quando certi eventi si ripetono, è chiaro che poi la preoccupazione aumenta. Siamo nel cuore della caldera Flegrea e quindi cercai di contattare i vari organi istituzionali per sapere qualcosa di più. Non lo dico per polemizzare, ma soltanto per indicare la fondatezza di quello che diceva il professore Longo, cioè la mancanza di un piano organico, comunque di un filtro, di una comunicazione continua su problemi che peraltro conosciamo da centinaia di anni. Cioè non capisco perché in Giappone riescono a pianificare e a prepararsi rispetto a certe situazioni. In California ho avuto modo di riscontrarlo personalmente, lo stesso. Noi qui abbiamo dovuto smantellare, abbiamo dovuto sfollare una città con episodi drammatici, ricorderemo quelli come me che sono avanti negli Certo. anni, che cosa successe nel 70 o nell'80, dopodiché il vuoto, il nulla. E il fatto grave è che oggi una persona, un giovane di 30 anni, non sa che cosa sia un evento sismico, quando sappiamo tutti e siamo tutti consapevoli che potrebbe avvenire domani mattina. Avere un presidio che sia al tempo stesso un centro di formazione, informazione, ma anche di organizzazione. Quella notte, ecco, quello dicevamo prima, io la ricordo con particolare tensione ancora oggi, perché l'unico interlocutore che ebbi, e quella notte ricordo di averlo tormentato, oltre quelle che aveva di Il professore. telefonate, erano col professore. Cioè, professore, dobbiamo preoccuparci, dobbiamo dare delle indicazioni, perché da altri enti nulla perveniva. E devo dire che ancora una volta non solo le informazioni furono precise, preziose, demmo in tempo reale una sorta di vademecum ai cittadini per far comprendere come reagire davanti o di fronte o alla presenza di eventi sismici. E poi mi disse quello che qualche giorno dopo hanno rivelato tutti i mezzi di informazione circa l'eventuale errore che poteva esserci stato nella valutazione dell'evento da non collocare a mare ma al centro di E Ischia. questo fu merito del professore, Questo fu merito del probabilmente. professore, ma ancora di più, voglio dire, il professore aveva centrato ancora una volta un elemento di carenza che, ahimè, dagli anni 70, lo diceva prima, con la capacità e lo spirito di responsabilità che lo distingue, parliamo di formazione, parliamo di informazione, ma anche della comunità scientifica, perché probabilmente anche la comunità scientifica avrebbe dovuto giocare un ruolo più incisivo rispetto alla problematica costante e continua che abbiamo nei campi flegrei.
Io penso, come diceva lei, se siete d'accordo con me, ma penso di sì, che la formazione in questo senso vada fatta già a scuola, cioè inserirla proprio come materia fissa della scuola, come si fa l'educazione civica, o inserirla nel programma dell'educazione civica, perché già con questa ragazza Greta c'è stato un avvicinamento del problema, i giovani sono diventati più sensibili al problema, però ecco, non hanno comunque una preparazione pratica, pragmatica, nel caso ci fosse l'evento. È d'accordo, professore? Sì, no, c'è un problema che su certe tematiche è molto facile cadere nella trappola della demagogia, o comunque in quella trappola che tutti sono d'accordo con te se tu cerchi in altri, nel mondo esterno, la responsabilità di quello che sta accadendo. Spesso è nel nostro mondo che si sta facendo qualche errore. Perciò io dicevo, per esempio, sono preoccupato di quanto la protezione civile, questo lo dico con molta tranquillità, la protezione civile come organizzazione tecnica non emerge chiaramente, cioè chi dà le indicazioni tecniche? È la comunità scientifica. Quindi la comunità scientifica non può liberarsi da questa responsabilità. Cioè, se le cose non funzionano, non è colpa della cosiddetta protezione civile, ma di una comunità scientifica che non condiziona positivamente l'organizzazione della protezione civile. Non so essere più chiaro di così. Certo. E per esempio far capire che siamo in un'area, nell'area Flegrea, visto che siamo nella settimana dell'emergenza Flegrea, nel senso dell'esercitazione. L'esercitazione è una cosa importante qui, perché si evacua perché si tema nel futuro un'eruzione, nel futuro potrà avvenire un'eruzione. Quindi noi siamo capaci di allontanarci, se ci prepariamo bene, di allontanarci in tempo utile per non avere fisicamente dei danni, cosa molto diversa dai terremoti. Questo i cittadini lo devono capire. Scindere le due cose. Se tu sei preparato in quest'area a difenderti dal vulcano, bene, il vulcano non ti fa grossi, non ti fa danni fisici, ecco, diciamo così, che i danni all'antropizzato, alle costruzioni le farà ovviamente. Il terremoto no, il terremoto noi non lo riusciamo a prevedere, per cui ci prepariamo avendo delle costruzioni sempre più resistenti, ma purtroppo tutto questo non accade facilmente nel nostro paese. Pensiamo a tutta la fascia appenninica, e lì hanno sicuramente molto più problemi di quando ne abbiamo noi a Pozzuoli, a Bacoli, nell'area Flegrea, anche nella città di Napoli ovviamente. Benissimo. Quindi questo è uno dei problemi che vanno fra. Cioè diamo ai cittadini questa, diciamo sì, questa, non dico speranza, ma quasi certezza che bisogna fare l'esercitazione. Non bisogna considerare l'esercitazione come qualcosa di non utile, o solo una teoria, teatralizzazione inutile di un fenomeno. No, è una teatralizzazione per educare a comportarsi bene quando veramente potrebbe accadere, quando accadrà l'evento. Bene. Avvocato, però adesso diciamo anche lei ha altri ruoli, diciamo, oltre a fare l'avvocato, poi ci conosceremo di volta in volta. Lei è il presidente dell'Earth Council Italia. Quali sono gli obiettivi di questa associazione? Beh, diciamo che Air Council Italia nasce insieme ad altre organizzazioni dello stesso tipo che hanno sede in Cina, in Svizzera, negli Stati Uniti, in Inghilterra, e l'organizzazione centrale, quella lì che ha dato poi vita alle altre, Air Council Alliance, che sta negli Stati Uniti, con la quale abbiamo cominciato un percorso nel 1999-2000 d'intesa con Nazioni Unite e alcune fondazioni americane come la Clinton Foundation, le Al Gore Foundation, Rockefeller Foundation, in materia proprio di difesa e tutela dell'ambiente, di diritti umani, di finanza etica, altro argomento di centrale importanza, e quindi di dialogo fra religioni e culture diverse. Tutto questo sotto l'alto patrocinio delle Nazioni Unite. Abbiamo ottenuto nel tempo l'observer status nel 2010 e quindi agiamo in sintonia fra noi e di conseguenza con Nazioni Unite. Diciamo che il momento, probabilmente per tutta una serie di ragioni politiche, economiche, non escluso dalla valutazione complessiva la globalizzazione che ha mutato alcuni equilibri,
Però ecco, bisogna lavorare su questi temi. Noi abbiamo lanciato alcune iniziative, ne ricordo alcune in particolare, mi sembrano le più significative. Una nel 2006, ebbi anche in quel caso l'onore e il piacere della partecipazione del professore Longo, nella qualità di presidente di Stop Disaster, voglio dire un'altra istituzione importante che trattava argomenti che scuotono il pianeta, perché quando oggi pensare che non ci sia connessione tra qualcosa che succede in Amazzonia e quelle che sono le conseguenze in Italia è follia pura. Certo. Però dirlo 20 anni fa, insomma, qualcuno diceva, bah, forse stanno esagerando, non era così, evidentemente. Altre cose le abbiamo fatte nel 2009, per esempio con le altre organizzazioni e con un'associazione in particolare italiana, che era quella dei ragazzi di Scampia, ci sforzammo di sostenere un gruppo di giovani che avevano adottato uno slogan molto bello, l'arte, quindi la musica, contro ogni forma di violenza e degrado. E ci fu una partecipazione importante a livello internazionale, una bella manifestazione all'Auditorium Rai di Napoli con Enzo De Caro. Parteciparono anche molti artisti, non me l'aspettavo, fu una bella testimonianza di solidarietà. Qualche anno dopo, però, ecco, rispetto ai sacrifici non fatti da noi, ma da quei docenti, da quelle famiglie, da quelle persone che a Scampia si battono per dare un futuro Ah, così. decoroso e dignitoso, poi ci sono altre manifestazioni culturali, lo posso mettere tra virgolette, che secondo me producono danni devastanti. Tant'è che poi, anziché sentir parlare dell'esempio che quotidianamente danno quegli insegnanti, sento delle frasi che vengono riportate da quel tipo di programmazione televisiva. Ecco, in questo vorrei che fossimo molto più attenti. Infine, l'ultima cosa l'abbiamo fatta nel 2015, ancora una volta per dare un segnale forte da Napoli e da Scampia, chiedere a Nazioni Unite di inserire nelle materie della scuola dell'obbligo l'educazione ambientale. E lo facemmo con uno spettacolo con questi giovani di Scampia, cominciando con una raccolta delle firme in Italia, partendo da Napoli, per poi andare negli Stati Uniti, in Svizzera, in tutti gli altri paesi e far sì che diventasse un documento. Ecco, su questo stiamo cercando di lavorare in maniera, voglio dire, Siete stati armonica con precursori gli in tante altri, e in cose. modo da far sì che pensare che i problemi si possono affrontare soltanto dall'Italia e soltanto da una realtà territoriale, soprattutto quelli dell'ambiente, è un errore clamoroso. Invece creare sintonia intorno a questo problema credo che sia il punto di partenza indispensabile, fondamentale. Ecco, questo è tra gli scopi di Air Council Italia. Bene. Professore Longo, lei non ama parlare di sé, è sempre molto modesto, ma il professore è proprio, abbiamo parlato di vulcani, ma il professore è esperto proprio in disastri ambientali e questo disaster stop, questa collaborazione con gli Stati Uniti, che risultati ha avuto? Ma beh, innanzitutto noi in Italia siamo stati forse i primi nell'ambiente scientifico delle scienze della Terra, quindi dei problemi dei disastri naturali. Siamo stati i primi ad affrontare gli studi con l'obiettivo della mitigazione dei rischi. Cioè questo concetto da noi è passato nella metà degli anni 70. Mentre, per esempio, e io ho partecipato come componente tecnico-scientifico a una commissione delle Nazioni Unite negli anni 90, quindi nel decennio che va dal 90 al 2000, 1990-2000, le Nazioni Unite decidono in quel decennio di impegnarsi per la riduzione dei disastri naturali, perché l'obiettivo era meno disastri, più sviluppo, perché le risorse Certo. impegnate nella mitigazione, cioè più che mitigazione, nel ripristino delle Ripristino dello condizioni status post, ante quo, perfetto, certo. post disastro, sono risorse sottratte allo sviluppo. Quindi, io ho fatto l'esperienza, quindi, sia in Italia che operando in questo Comitato Tecnico-Scientifico delle Nazioni Unite. E ho continuato su questa strada, quindi. È importantissimo questo discorso. Oggi si parla di sviluppo sostenibile. Lo sviluppo sostenibile non è solo uno sviluppo legato a un'utilizzazione corretta delle risorse naturali, nel senso anche parsimonioso, se si può dire così, ma lo sviluppo sostenibile è lavorare in ambienti
nei quali evitare disastri in questi ambienti, cioè che oggi usiamo anche qualche altra parola, tipo resilienza, cioè come un territorio e una comunità si organizza per avere meno danni da un fenomeno naturale intenso, certo, e concentrato, come un'eruzione, come un tifone, come uno tsunami e quanto altro. Ma qua può venire uno tsunami? Potrebbe, ma è sempre assicurante. Allora, qualcuno diceva, ma in piena crisi bradisismica degli anni Ottanta, ma c'era un pericolo tsunami a Pozzuoli, anzi nell'area Flegrea. Beh, io dicevo, pensa all'eruzione, perché tu scomparirai prima con l'eruzione. Prima che arrivi l'onda. Perché lo tsunami non dà danni a te, ma dà danni a quelli che sono lontani. Cioè, dove avviene il fenomeno che produce l'onda, l'onda poi si diffonde a grande distanza e produce danni a grande distanza. Nel luogo dove si produce, spesso già il danno è fatto. Non è lo tsunami che ti fa il danno, ma il terremoto o l'eruzione. Bene. Ma ritorniamo adesso a questa neonata trasmissione. Io penso che oggi ci siamo appunto concentrati su questi fenomeni, ma parlerete di tante altre cose per cui dobbiamo allertarci, penso, no? Parleremo di ghiacciai che si stanno sciogliendo, prego, dite voi, di plastica che inquina i mari, di pesci che muoiono, di smog, penso che ci sarà tanto tanto da dire in questa vostra trasmissione. Dire qualcosa, Gianni? Sì, io molto rapidamente, non vorrei che però parlassimo soltanto della bottiglia mezza vuota, no? E no, quindi di tutte le cose, certo, negative. È un po' il contrario, noi dobbiamo lavorare perché tutte le cose bellissime che abbiamo sul pianeta dobbiamo, lo diceva prima anche il professore, esattamente, conservarle, mettere in risalto questi contrasti. Sì, sì, e il punto centrale, ecco, per esempio anche recentemente sto notando che rispetto all'iniziativa di Greta Thunberg, che io prendo soltanto come l'ennesimo elemento positivo, perché si parla di ambiente. Però mi pare che di ambiente piano piano non se ne parli più, si parli di Greta Thunberg, con tutto il rispetto per la ragazzina, certo, simpatica, però è importante la sua provocazione, è importante che molti giovani abbiano finalmente messo a centro della loro attenzione l'ambiente, e adesso noi dobbiamo costruire con loro, anzi loro potranno essere ancora più motivati rispetto a noi, ma dobbiamo costruire un meccanismo, come diceva prima giustamente il professore, di tutela e di valorizzazione di questo patrimonio, di questa ricchezza enorme che il creatore ci ha dato e ci ha concesso. Dicevo in un'altra circostanza, trattiamola come casa nostra. Casa nostra, quando andiamo via mettiamo le cose in ordine le vogliamo trovare, dobbiamo sapere che il pianeta è la nostra casa comune, e soprattutto dobbiamo rispettarlo. Ecco, queste voglio che, almeno in termini personali, siano le finalità dell'organizzazione con la quale lavoriamo ormai da anni. Poi il professore arricchirà con la sua saggezza e sapienza scientifica, ma credo che le finalità siano assolutamente... Prima ha detto importanti. Delle cose giuste, le ripeto. Le dice sempre le cose giuste. Nel senso che se non facciamo vedere una cosa brutta, facciamo vedere una cosa bella, un'immagine bella che sarà da stimolo maggiore per far sì che non diventi poi una cosa brutta, vero professore? Ho capito il suo concetto. I contrasti. Posso, prima delle conclusioni autorevolissime del professore, è tanto vero quello che dici tu, che poi la nostra fortuna storica nasce proprio da questi episodi, no? dal vulcanesimo, dalle terme, quelle di Bai, di Bagnoli, esatto, quindi dal termalismo. E allora, se abbiamo questa intelligenza e soprattutto se abbiamo questa capacità, possiamo trasformare quello che è un elemento da controllare in un elemento di indubbia valorizzazione per il territorio e soprattutto per quelle che sono le opportunità che possiamo e dobbiamo dare alle future generazioni. Vorrei concludere. Concludiamo con lei, prego. Una cosa breve. Cioè, le grandi sfide che l'umanità ha avuto, ha creato il mito, quindi il sovrannaturale, e oggi dobbiamo affrontare altre sfide, e quindi con la tecnologia, con la ricerca, con la scienza, tutto questo va fatto. Cioè diciamo sì, la sfida del mondo, dell'ambiente nel quale noi viviamo, sviluppa in noi una crescita. Ecco, quindi il mito del passato, un nuovo mito per il futuro. Bene, una conclusione più bella non ci poteva essere. Ringraziamo l'avvocato Picone, il professore Longo.
Io vi faccio tanti auguri, perché poi non ci sarò, ci sarete voi con i vostri ospiti in questa nuova. Mi inviterete qualche volta, verrò anch'io come esperta di qualcosa, dirò qualcosa anch'io, perché soprattutto amo questo. Ci siamo visti a lavorare. Mai andare. Stai registrando. Ma le grandi menti non vanno mai in pensione. È vero. È il caso del professore. Ma anche il suo, è anche il modesto. Allora, in bocca al lupo, a voi, mi raccomando. Il titolo l'avete deciso? No, lo decideremo, non lo diciamo, sarà una sorpresa. Bene. Però lo dovrà decidere voi due, anche io posso collaborare, ma è tutto vostro l'impegno. No, noi siamo dentro al problema. Quindi, quindi? E quindi è difficile fare trovare un ma lo cercheremo. No, allora io già lo tengo in testa. Se ce l'ha, e non lo dica però, professor, non lo dica, banale, perché siamo ancora banale. In sarà un titolo, ma lo vogliamo dire? No, io stavo pensando. Signori, mai in una trasmissione è avvenuto questo, stiamo decidendo il titolo. Io stavo pensando mentre stavamo discutendo. Un titolo elementare, geografia. Geografia. O geografia, con l'H, che ci sta tutto dentro. Perché voi volete che parliamo. E poi sotto un titolo, un sottotitolo. Magari l'ambiente. Allarme ambiente stop disasters. Come sottotitolo. E non è un po' che si spaventano? No, si devono spaventare. Scusa. Si devono spaventare. Scusa, che è il suo problema? Allora quest'H dove la mettiamo? Così? Geografia. 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 Non geografia, so sì. In greco, io ho fatto lo scientifico. Ma se grande, non sanno il greco, questa è la professoressa. È il titolo di un'opera. Però il professore lo deve saper leggere tu, leggerai una geografia. Lo descriviamo a caratteri greci. Sì, 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 devono, no, così, geografia. Geografia. Chi ha fatto un'opera di questo genere si chiama Strabone. Quindi stiamo parlando di più di 1000 anni fa. Certi testi si dovrebbero leggere da grandi. A volte io ho tanta nostalgia, per esempio la Divina Commedia, quanto è bella oggi. Una cultura incredibile. Però allora si studiava solo con l'ansia, cioè, strumenti culturali, cultura è un poco difficile dire così, perché ho un po' esagerato. Siamo degli analfabeti, ma ci stanno strumenti culturali straordinari che noi abbiamo. Signori. E quindi i ragazzi devono conoscere questo. Allora, il titolo, se non cambia, sarà geografia. No, io ho detto geografia per dire geografia è sicuramente una cosa che ai ragazzi... sì, è comprensibile di tutti, ai ragazzi piace. Se c'è qualche altra cosa che... A me è venuto in testa mentre stavamo mentre parlavamo, visto? Le cose belle nascono così. Allora io vi faccio tanti auguri, in bocca cioè, al lupo. È semplice, capite? È un titolo semplice. È subito accattivante, subito semplice, ci porta in problemi. È generale, non è spocchioso, credo che sia così. Va bene, allora io vi ringrazio, alla prossima. Seguite sempre questa bellissima trasmissione che inizierà da magari ogni 15 giorni all'inizio, poi dipende dalla vostra disponibilità. Le persone che vengono. Però. Va bene. Ciao ciao. Grazie. Come belle che sta luna si affaccia su una favre. Tu vien de mare, tu ah, viene se sembra carezza, strigna ma sulle che va su parla ma butte ma voglio bene. Sendere cullona c'è un funera che amore va a passare. Tu, vien mare, tu, vieni se sembra carezzare. E c'è l'innamorata di sta città, che bella pura fierna, con fritta naso maraccio passare.